Ciao a tutti, io sono Alex e benvenuti al mio corso di Premiere Pro 2020 in italiano. Oggi andiamo a vedere la lezione numero 29, che è una lezione dove andremo a rimuovere il green screen dalle nostre clip. Molto semplicemente, io adesso ho già importato una mia clip dove ci sono io con lo sfondo verde del green screen. Andremo a rimuovere questo schermo con un effetto grafico presente in Premiere Pro. Molto semplicemente andiamo nel pannello controllo effetti, cerchiamo l'effetto ultra, che è l'effetto che è di tipo di trasparenza. Prendiamo il nostro effetto ultra, lo trasciniamo sulla nostra clip e adesso il nostro effetto è già attivo. Andiamo nel controllo effetti, selezioniamo la nostra clip. Per prima cosa vado a ritagliare un attimo la mia clip, perché se vedete qua c'è in questo punto un pezzo di scotch. Se andiamo a rimuovere il green screen, questo pezzo rimane nella clip. Molto semplicemente io vado a attivare gli effetti dell'opacità, vado a creare una maschera di opacità intorno alla mia persona. Molto semplice, facciamo così, così e così, e la chiudiamo la maschera. Poi la portiamo fino in basso e come vedete abbiamo ritagliato quel pezzo dove c'era lo scotch. Io l'ho sfumato dalla maschera, la porto a zero e adesso abbiamo già il nostro soggetto ritagliato, come vedete. Scusate, mi sono spostato con il selettore. Adesso chiudiamo tutti gli effetti che non ci interessano e teniamo l'effetto ultra attivo, che è il tipo di trasparenza. Nell'effetto ultra abbiamo varie opzioni: l'output, che è composito, colore alfa e colore canale, che dopo vi faccio vedere, il colore chiave, la generazione del mascherino, che si suddivide in trasparenza, luce, ombra, tolleranza e piedistallo. Poi abbiamo la pulitura del mascherino, che serve per ridurre il mascherino, renderlo un po' più morbido, contrastarlo, o punto medio, le soppressioni delle macchie per sistemare il colore, e la correzione del colore, la saturazione e la tonalità dell'effetto. Allora, molto semplicemente, per andare a rimuovere il nostro green screen, io come procedo? Molto semplice, vado a cercare una zona molto verde vicino al soggetto per rimuoverlo. Andiamo a prendere il pennino del colore chiave. Io di solito faccio queste zone che sono le più scure, ci clicchiamo e in automatico il verde diventa una tonalità tra il nero e il grigio chiaro. Noi dobbiamo rendere questa zona il più scuro, il nero, perché se ci sono zone dove si vede questo grigio chiaro, creerà degli effetti grafici indesiderati nel nostro clip video. Come si procede? Allora, molto semplicemente, nell'output andiamo da composito, ci andiamo a spostare in alfa, quindi andiamo a agire sul canale alfa. Vi ricordo che agendo sul canale alfa non andiamo a cambiare il canale composito. Noi dobbiamo avere il nostro soggetto, che deve essere il più possibilmente bianco, e lo sfondo deve diventare nero. Come procediamo per fare così? Allora, andiamo a agire sulla generazione del mascherino. Per prima cosa io di solito vado a lavorare sulla luce. Se andiamo a aumentare la luce, come vedete, diventa tutto bianco, quindi stiamo andando dalla parte sbagliata. Noi dobbiamo far diventare tutto nero. Infatti, se vado a zero, come vedete, già il mio sfondo è diventato completamente nero. Abbiamo solo questi piccoli effetti da andare a sistemare nella nostra sagoma. Allora, come si fa? Allora, andiamo a lavorare sulla trasparenza. Se io vado verso lo zero, come vedete, vado a diminuire queste zone dove si vedeva lo scuro. Se vado dalla parte opposta, ricompare la persona, e così non è adeguato perché l'effetto del green screen non funziona. Quindi noi ci andiamo a spostare verso lo zero. Come vedete, qua non abbiamo più nessun artefatto o nessuna zona grigio o grigio chiaro, quindi il nostro effetto è già attivo. Quindi io sulla opzioni ombra, tolleranza e piedistallo non vado più a agire. Se vado ad agire sul piedistallo, come vedete, vado a scurire sempre più la zona, ma non mi serve perché comunque la mia trasparenza era già adeguata, quindi lo lascio. Se vado a zero, come vedete, ricompare lo sfondo e non è corretto, deve essere il più nero possibile. Andiamo verso il 32, io direi che è corretto.
Adesso, per ritornare alla rimozione del nostro sfondo, molto semplicemente andiamo nell'output, andiamo nel canale composito. Come vedete, lo sfondo del green screen è stato completamente rimosso, non abbiamo nessuna zona grigio chiaro, grigio scuro, quindi è corretto. Adesso andiamo a rifinire il bordo che siamo andati a del personaggio. Come facciamo? Io vado al 50%, facciamo anche un po' di più, facciamo al 75%, ci spostiamo e praticamente vedete questo effetto. Adesso noi andiamo a eliminare questo contorno andando a agire sulla pulitura del mascherino. Come facciamo? Io di solito agisco sul riduci. Se vedete, io più mi sposto nella riduzione, più andiamo a mangiare il mascherino. Non andiamo a esagerare con questo, perché sennò andiamo anche a tagliare delle parti del personaggio. Il più morbido serve per rendere più morbido il termine del mascherino, ma io lo lascio a zero. Il contrasto e il punto medio io non li vado a toccare, perché mi sembra già abbastanza buono. La correzione del colore, io di solito vado a utilizzare un altro effetto, si chiama colore lumetri, e non vado mai a agire sul, scusate, mi è arrivata una notifica, sulla saturazione, tonalità, luminanza dell'effetto ultra, perché ho visto che non mi fa delle modifiche corrette. Adesso, fatto questo, vi faccio vedere, andando a inserire un effetto come fondo, come sotto, come background del personaggio, andiamo a vedere che effetto gli possiamo andare a creare. Andiamo a cercare un nostro effetto. Allora, ok, abbiamo trovato il nostro sfondo da inserire nella nostra clip. È un muro con una cascata d'acqua che cade. Io la vado a prendere, la vado a posizionare in questo punto, ok, come vedete si va a creare uno sfondo col personaggio sovrapposto allo sfondo. Il nostro green screen serve per fare questo effetto. Io adesso questa qua la vado a modificare un attimino, la vado a ingrandire, faccio vedere un attimino come andiamo a ultimare l'effetto. Vado a ingrandirla di un pochino, poi io gli vado a inserire anche una sfocatura al mio sfondo. Io vado a mettere la sfocatura gasuniana, vado a aumentare un pelino la sfocatura di poco, giusto per creare un effetto sfocato. Ok, come vedete abbiamo creato un effetto di sfocatura. Adesso cosa faccio? Io di solito prendo questa clip, la copio e vado a riempire tutta la mia clip con l'effetto grafico. Andiamo a ingrandire qui, andiamo a tagliare, ok, e come vedete abbiamo creato un effetto utilizzando il green screen con il personaggio sovrapposto a un'immagine di background. Come avete visto, vi ho fatto vedere come funziona l'effetto ultra per la rimozione del green screen. Detto tutto questo, ci vediamo adesso a fine a schermo, che avrò io qualcosina da dirvi. Ciao a tutti! Eccomi qua a video, io sono Alex P, il creatore del corso di Premiere Pro 2020 in italiano. Se sei arrivato fino qua mi fa piacere, vuol dire che il mio video ti è tornato utile, o anche il mio corso, o se stai seguendo tutto il mio corso. Quindi io ti consiglio di iscriverti al mio canale, qua in basso c'è il tastino iscriviti, attiva la campanellina se non vuoi perdere quando pubblico i miei video. Se poi vuoi, lascia un bel like e un bel commento. Se hai anche qualche domanda sul mio corso, su qualcosa che non hai capito, fammelo sempre sapere nei commenti, che io rispondo sempre. Detto questo, io adesso scompaio a schermo e avrai 20 secondi di tempo per scegliere un altro video sul mio canale. Avrai due video che sono correlati a questo corso, la playlist, e un video che non c'entra niente con questo corso, che è un altro video presente sul mio canale di un altro argomento. Io ti saluto e ci vediamo nelle mie prossime lezioni e tutorial che sono presenti sul mio canale. Ciao!